Mi chiamo Pietro Jarre, sono uno dei fondatori di Slow Web e nella mia carriera ho fatto il tecnico, l'ingegnere geotecnico ambientale e poi il manager sviluppando società in tutto il mondo per l'ingegneria ambientale. Lì ho imparato che non tutto ciò che si produce deve essere accettato, non tutto ciò che si produce e che si fa nelle varie società deve essere preso buono come tale. Ho anche imparato, fin dalla fine degli anni 70, il bene ed il male del digitale, soprattutto in campo tecnico. Raccogliere troppi dati può essere nocivo, soprattutto nel campo appunto proprio della lotta per l'ambiente. Bisogna stare attenti ad avere degli approcci frugali, lungimiranti, nell'uso del digitale, quindi raccogliere pochi dati, raccogliere i dati che servono, usare dei modelli concettuali adeguati, non delegare mai alle macchine il ragionamento, perché, altrimenti si fanno degli autentici disastri. Il ponte Morandi, il crollo del ponte, testimonia del fatto che se mettiamo i sensori nei posti sbagliati, esattamente come se un medico ci cura per una malattia che non abbiamo e non ci cura per quella che abbiamo, può portare delle conseguenze fatali. Questo vale appunto nel campo tecnico, vale nel campo manageriale, vale nel campo sociale in generale. Buona visione con questa edizione speciale del Digital Ethics Forum. Buongiorno, io sono Gianni Garbarini, sono storico di formazione e ho insegnato filosofia e storia nei licei. Il punto da cui parto è l'interesse per l'impatto della rivoluzione informatica, chiamiamola così, sulla società e sulla politica. Si tratta di capire come evitare gli eccessi, credo, e d'altra parte sarà anche necessario favorire l'accesso a questa tecnologia. Fatto di usarla bene, naturalmente. Io avrei finito. Grazie. Ok, buongiorno a tutti, sono Nicola Bonotto, cofondatore dell'agenzia web Piano D di Treviso e ci occupiamo da diversi anni ormai di sviluppare siti web a basso impatto energetico e contemporaneamente ci impegniamo a divulgare il tema della sostenibilità digitale nel nostro paese. Abbiamo visto che è possibile e anche doveroso, secondo noi, realizzare siti web che consumino meno energia e ci sono delle tecniche che si possono mettere in campo per sviluppare questi prodotti e mantenendo comunque sempre alti gli standard di marketing, i cosiddetti appunto tassi di conversione dei siti web. Quindi è possibile conciliare l'ambiente con gli obiettivi di marketing dei clienti. E faccio parte di diverse reti di developers, ricercatori e scienziati che si occupano di capire come sviluppare software a basso impatto energetico e anche come misurare questi impatti, come ad esempio Climate Action Tech oppure il progetto del consorzio V3C sulla sostenibilità dei prodotti digitali e con Slow Web appunto stiamo portando avanti diverse iniziative relative all'impatto del settore digitale dal punto di vista energetico e spero che questa tematica diventi sempre più preponderante nelle discussioni sia con le aziende che con il pubblico settore e che questo argomento diventi sempre più rilevante perché appunto è già rilevante nelle nostre vite, nel nostro quotidiano, ma non viene preso in considerazione in questo momento.
Eccomi, buongiorno, io sono Andrea, sono da poco laureato presso l'Università di Bologna e ho maturato esperienza lavorativa e di studio all'estero tra Barcellona, Vilnius e Madrid. Recentemente ho sviluppato un forte interesse per l'industria del machine learning e dell'intelligenza artificiale, appunto lavorando in una startup americana facendo consulenza marketing e da sempre ho avuto a cuore l'utilizzo consapevole. Vedendo anche gli altri e il loro utilizzo, e di conseguenza sviluppare un utilizzo etico degli strumenti digitali, ma da proprio da quando sono entrato in Slow Web, come socio e collaboratore, che ho potuto approfondire e vedere tutte le sfaccettature che questa nuova ma necessaria materia ha, ed essere parte attiva quindi del cambiamento. Grazie mille a tutti. Benvenuti a tutti i nostri amici che hanno seguito il Digital Ethics Forum per questa edizione speciale con Luciano Floridi, che ringraziamo ancora. Ci siamo sentiti pochi minuti fa, abbiamo deciso di darci del tu. D'altra parte, io e Gianni, che mi sta di fianco, siamo ben più anziani ed è un piacere incominciare. Ecco. Prima ti ringrazio di tornare dopo 2 anni. 2 anni fa sei intervenuto, intervistato da Patrignani, ci hai dato alcune raccomandazioni circa appunto il ruolo della politica, del verde, del blu, e questa tua chiarezza ci ha effettivamente accompagnato e guidato in alcune decisioni. La prima che voglio condividere con te e con tutti quanti è il fatto che ci siamo messi a lavorare sul green blu, cioè sul digitale sostenibile. Su questo abbiamo incontrato un interesse poco da parte di associazioni e professionisti in tutta Europa. Ci si è resi conto che c'è un movimento che sta nascendo appunto per il digitale sostenibile e che quindi supera l'idea un po' primitiva che applicando il digitale ai problemi della sostenibilità si ottengono comunque delle soluzioni positive. La prima notizia è questa. In gennaio, a parte al Politecnico di Torino, un corso il cui titolo è Green Blue, l'impatto del digitale. Questo corso è stato ovviamente guardato con interesse, ma anche con preoccupazione da chi insegna informatica e materie di questo tipo al Politecnico, perché come si fa? Si osa mettere in discussione il discorso, non è che parlerete male del digitale, noi non parliamo ovviamente male del digitale, ma ne parliamo in modo critico. Green Blue è un titolo che ha un padre, ha un nonno, uno zio, perché è proprio Luciano Floridi che 2 anni fa, era uscito da poco il tuo libro, ci ha ispirato e ci ha portato a ragionare sul fatto che esiste appunto una politica di cui parliamo poco perché non parla tanto, esiste un legislatore. Che fa tanto, esiste un'industria sia digitale che non digitale, ma influenzata dal digitale, che sta incominciando a ragionare sul green blue, inizia a promuovere la corporate digital responsibility e iniziano ad esserci dei movimenti di consumatori digitali responsabili che noi come Slow Web appunto vogliamo incoraggiare, collegare e connettere, non solo in Italia. Quindi ti farei una domanda un po' aperta, cioè che riflessioni ti dà il fatto che oggigiorno, a differenza di qualche anno fa, si incominciano a vedere proprio nell'industria, sia nell'industria che produce il digitale, sia nell'industria che semplicemente lo usa, delle riflessioni sul digitale sostenibile, dei tentativi, no? Di praticare il digitale sostenibile. Che riflessioni ti spinge ad avere il fatto che incomincia ad esserci un movimento di consumatori digitali responsabili? Parlo di Francia, parlo di Germania, ma adesso anche in Italia. Grazie. No, grazie innanzitutto per questo nuovo invito, sono contento di riunirmi a voi, sempre in versione digitale purtroppo, ma insomma, un giorno di questi ci vediamo anche per un caffè. La cosa che tu giustamente hai sottolineato, e cioè che il verde e il blu è una sorta di equazione che va letta in tutte e due le direzioni, c'è la
la verdicità del blu e la bluità del verde, insomma il digitale per l'ambiente e l'ambiente per il digitale. Questo binomio è straordinario che ancora oggi si debba sottolineare quello che tu giustamente mettevi in luce, cioè che il digitale di per sé può fare benissimo, cioè, credo, cioè è una straordinaria forza buona per l'ambiente, ma va gestito in modo ecologico. Cioè, non è vero che semplicemente facendo le cose digitali allora va tutto bene. Vi racconto prima una piccola cosa e poi magari cerco di avvicinarmi alla tua domanda. Tanto tempo fa, ma cioè, perché poi per chi fa queste cose sembra veramente archeologia di altri tempi, ma parliamo degli anni 90. Io ricordo, ne parlavamo anche prima di questa trasmissione, cioè, che fossimo online, che dovevo ancora ricordare alle persone che, questo mi dice appunto la tecnologia che avevamo, che quando ti metti un laptop sulle gambe, cioè sulle cosce, e dopo un po' scotta, il fatto che scottava negli anni 90, oggi ovviamente, ma questa è dinamica delle più semplici, è la fisica newtoniana, perché quell'attrezzo consuma energia, quell'energia va dissipata, va dissipata attraverso una ventola o altri metodi, dissipandola ovviamente riscalda, non ti viene il dubbio che quel riscaldamento di quel computer sulle gambe, che lo senti sulla pelle, abbia un costo, abbia un impatto, cioè che in realtà poi sicuramente sta facendo delle cose straordinarie, ma, e questo iniziamo un po' qui la risposta alla tua domanda, ma che se lo stai utilizzando, ad esempio, per uccidere un po' di zombie, ecco, da un lato certo ti sarai anche divertito, ma quel riscaldamento sulle tue gambe l'avrà pagato tutto il pianeta. Adesso, senza esagerare, ma fast forward, diciamo così, un trentennio, un po' di capelli bianchi acquisiti, e recentemente, pochi mesi fa, è vero che ormai con Covid tutto sembra l'altro ieri, oppure mille anni fa, capace che sia passato già un annetto, posso andare a vedere poi i dati con più precisione. Abbiamo fatto un lavoro con il Vodafone Institute, che non è Vodafone, ma è, diciamo, la fondazione di ricerca sostenuta da Vodafone, sull'impatto dell'intelligenza artificiale, soprattutto del machine learning. I dati che abbiamo raccolto fanno venire i capelli dritti. L'impatto di questi modelli, che servono per oggi andare a vedere se alla domanda quanto è buono il formaggio con le pere, il tuo GPT chat ti dice è buonissimo, ecco, quel modello lì consuma una quantità di energia straordinaria. Ha consumato anche, per essere, diciamo, sviluppato, tutto il training, eccetera, una quantità di energia straordinaria. Allora, stiamo arrivando a un punto in cui le aziende si rendono conto che giocare a chi ce l'ha più potente, diciamo, il modello, e è forse anche una grandissima perdita di opportunità, energia, soldi, distrazione, eccetera. Questo non sono ancora convinto. D'altra parte abbiamo visto, giustamente ricordavi, una crescita di consapevolezza negli ultimi tempi, che a chi come me appunto negli anni 90 ricordava, guardare il computer riscalda, c'è qualcosa che non va, finalmente questa cosa non la devi più spiegare, cioè le persone ci sono arrivate, lo sanno e cominciano a chiedersi, non è che abbiamo con il digitale la stessa equivalenza dell'auto elettrica, che è una cosa bellissima, io ce l'ho e vorrei che ce l'avessero tutti, ma che ci deve ricordare che se l'energia elettrica che hai prodotto per l'auto elettrica l'hai prodotta a carbone, non è tanto intelligente questa cosa, è da dove viene l'energia, non è soltanto come la usi che fa tutta la differenza. Allora, la stessa cosa vale per il digitale, per l'intelligenza artificiale, ad esempio, in questo caso. Dipende a questo punto non da dove viene l'energia, ma per che cosa la usi. Ecco, diciamo, c'è un po' un'inversione di questa relazione. Se noi abbiamo un digitale che non solo fa bene a monte, ma soprattutto fa molto bene a valle, allora il digitale è una delle grandi forze che possiamo utilizzare per salvare il pianeta e noi su questo pianeta, cioè la capra e il cavolo. Se invece lo utilizzeremo in maniera sbagliata, beh, diciamo così, consumistica soltanto, senza alcun criterio, beh, allora saremo veramente gli responsabili. Ultimo esempio, una delle proposte che abbiamo fatto in questo enorme, tra l'altro se guardate Vodafone Institute Floridi lo trovate questo lavoro,
E c'è la parte executive che vi raccomando, quella lunga, sono decine e decine di pagine di studio che forse soltanto per chi non ha niente da fare il sabato pomeriggio. Ma se date un'occhiata a quello studio, una delle proposte che abbiamo fatto, per esempio, è quella di cominciare a dare delle etichette di consumo sugli algoritmi disponibili, anche quelli semplicemente open o open access and open source, scusate. E perché a parità di consumo, scusate, a parità di performance, grosso modo, io potrei scegliere un algoritmo di gran lunga meno impattante, brutta parola, non si dice in italiano, sull'ambiente. Oggi noi, almeno nello studio, fino a un anno fa, può darsi che le cose siano cambiate recentemente, e chiudo qui. Se voi andate a una conferenza di intelligenza artificiale, di machine learning, poi non parliamo nello specifico, e se pubblicate un paper in machine learning, se fate un grant su machine learning, non mi viene mai chiesto ma quanto consuma, che impatto ha sull'ambiente questo oggetto. Ecco, questo non lo dico per spaventare, ricordo, io sono uno, favorevolissimo al digitale, due, secondo me è una grande forza, per questo il verde e il blu sono una grande alleanza, cioè è il progetto il futuro del XXI secolo. Tre, va fatto con un po' di intelligenza, però non è semplicemente, cioè accendo il computer, problema risolto. Farlo con intelligenza vuol dire farlo in maniera ecologica. Fare in maniera ecologica vuol dire anche legislazione, norme e tanta, tanta, tanta educazione. Ci dobbiamo arrivare, chiudo veramente, un po' velocemente, l'ultima battuta, perché non c'è tempo. Se noi fossimo un po' più tranquilli sul versante tempo, allora uno potrebbe dire, ma vedrai che adesso la consapevolezza, generazione dopo generazione, vedrai che tra tre o quattro generazioni, un secolo o due, e avremo capito un po' come abbiamo fatto con le automobili, con il patto, e non ce l'abbiamo tra quattro generazioni. Non abbiamo un paio di secoli per dire, vedrai che poi prima o poi, diceva Keynes, mi pare, prima o poi siamo tutti morti. Il mercato prima o poi raggiunge un equilibrio, quello che consuma è il tempo per raggiungerlo. E siccome il tempo non ce l'abbiamo, quell'equilibrio va raggiunto in maniera molto più veloce e questo richiede normativa. Ma chiudo qua, se no sì, Vi faccio un monologo fino a domani. Qui mi inserirei io proprio su questo tema, cioè su una necessità di una politica. Tu nel tuo contributo al DEF del 2020 ci avevi detto che la politica non fa imprenditoria, deve dare la direzione. La domanda è proprio quale direzione può dare, posto che mi pare che se a livello europeo sono stati dati un po' un quadro di regolamenti su cui lavorare, in effetti la politica, diciamo, a livello nazionale sembra un po' latitante, ecco, usiamo questa parola. Come possiamo sperare ancora in un intervento della politica in questa direzione? Allora, Pietro, sperare, lo dico sul serio sempre, mai abbandonare una speranza, anche quelle meno ragionevoli. Pensare che avvenga, cioè contare sulla probabilità che ciò avvenga, ecco, questo forse è un po' più difficile con l'attuale governo, ma devo dire anche con l'attuale governo qui in Gran Bretagna. E se parliamo soltanto dell'Italia, mi pare che sia un governo molto legato a politiche, diciamo, di primo Novecento, senza fare troppe battute su questo, ma soprattutto cieco nei confronti di quello che è il futuro di un'Italia che, nonostante tutta la retorica, voglia veramente essere protagonista, ma non protagonista perché così lo dici alle italiane e agli italiani da dentro, ma protagonista perché ti fai forza delle sfide internazionali e lo fai a livello internazionale. Oggi l'Italia non ha una presenza internazionale dal punto di vista politico e di transazioni internazionali, di una vera presenza, diciamo così, di tipo, se vuoi, governance. Ha una grandissima presenza, ovviamente, dal punto di vista culturale, industriale. Ma a noi manca veramente un po' la gamba che si associa a quella di una grandissima cultura, di una grandissima industria, questo va ricordato e va detto a tutti, perché se no entriamo sempre nei soliti lamentele, nelle geremie, ma è ridicolo, cioè noi siamo uno dei paesi più industrializzati, più ricchi del mondo. Ci manca però una presenza che sia all'altezza della cultura dell'industria che il paese produce.
cioè non ha un suo ruolo internazionale politico degno di questo nome. Queste le ragioni per cui non ce l'abbiamo sono mille, ne faccio tanto uno, abbiamo una scuola, come c'è in Francia, che prepara la politica e così via. Ci sono mille ragioni, un'Italia anche che ha voluto imitare altri paesi senza essere quei paesi, eccetera, eccetera. Comunque, non per oggi, perché sennò usciamo dalla traiettoria che abbiamo giustamente disegnato per la nostra chiacchierata. Quello che, tornando al digitale, oggi sicuramente lascia attoniti è che con il governo tecnico, io poi ho molti rapporti con il direttore Colau per altre ragioni, ci sono stati fatti passi enormi ed è stata tracciata la strada e la direzione da percorrere. Insomma, bastava non sfasciare quello che era stato un bastito e continuare su quella strada, migliorando, cambiando. Adesso si può dibattere moltissimo, ma si dibatte su quanto e come l'Italia debba essere coinvolta nella direzione digitale. Non se debba esserlo e non ma questo se ne occupa il mercato, ma questa è una guerra americana. Ma vedrai che a un certo punto ci penseranno le grandi aziende, oppure no. Oggi l'Italia, mentre stiamo parlando, non ha una politica digitale, non ha un ministro per queste cose qui. Ero a un summit a Roma e ho fatto una battuta, che poi di cui mi sono diciamo pentito, la rifaccio, ma la faccio con benevolenza. Se non è cambiato, e questo è un mistero sì, per cui controllate adesso, non ho controllato questa mattina, se puoi andare a vedere l'ISTA ha tutta una serie di statistiche su per argomenti. Guardate il menu. Il menu a tendina ha di tutto. Agricoltura, famiglia. L'unica cosa che manca è qualsiasi argomento che abbia a che fare anche in maniera remota con il digitale. Cioè io questa battuta l'ho fatta, purtroppo c'era lì una degli stati, ha chiamato il direttore, dice, ah guardi professore, scusi, lo cambieremo, non so se l'hanno cambiato, è una battuta lì mentre stavi al summit, ma non era con cattiveria, tra l'altro fa un lavoro bellissimo, splendido e all'altezza della nostra cultura, della nostra industria, non alla bassezza della nostra politica, quindi una grande istituzione italiana che fa un lavoro splendido. Eppure anche lì l'idea, come ho detto in passato, che il digitale sia la ciliegina e non sia la torta. Questa battuta che ormai ho fatto da diverse volte. E tu gli devi andare a dire, guarda ragazzi, che la torta nel menu a tendina ci deve stare. Mettici internet, mettici mobilità telefonica, mettici quello che ti pare, ma almeno una voce, in modo che io voglio sapere come sta il paese su questo argomento e non devo andarmi a cercare in agricoltura, industria, trasporti, famiglia. E invece, vista come una cosa trasversale, non se ne occupa nessuno. Cioè. Allora, speranza che questo avvenga, sì, da un punto di vista purtroppo di analisi di quello che è l'attualità oggi, no, proprio no, non sta avvenendo. Questo, ultima battuta, quindi lascia tutto ciò a quelle altre due forze che sono la cultura e l'industria. Se tu vedi quello che avviene oggi in Italia in termini di digitalizzazione, di presenza sul territorio, di ad esempio alfabetizzazione sulla approccio ecologico, cioè, è tutto lasciato a chiamiamola cultura, quindi scuola, famiglia, eccetera, e industria, quindi con le academy, sono questo risultato. Ma da un punto di vista politico, noi non abbiamo un ministro che se no. Come se uno oggi decidesse, ma non serve più il ministro degli esteri, queste cose, ormai il mondo, villaggetto, ministro degli esteri, togliamolo, ministro della salute pubblica, educazione, che serve? Ecco, secondo me è lo stesso livello. Su questo, ma non è un'accusa a questo governo, è un'accusa a questa politica, perché è straordinario che non ci si sia posti anche all'opposizione la stessa questione. Quando, anche qua chiudo ora, quando ci sono state le elezioni, sono andato a vedere i programmi, non devi fare di più, era una cosa extra. Non era un problema, perché tanto alla gente quello che importa, e importerà anche alla gente il futuro di un paese che se non aggancia questa rivoluzione, finisce sempre per essere, cioè, o completamente schiacciata l'industria che deve fare tutto e di più, e una cultura che resta sempre bellissima, straordinaria, ma non riesce a trasformare la nostra politica. Su questo, veramente, allora la speranza casca un po' in braccia. Però continuerei a sperare, ecco, su questo io ci terrei. La politica sta ancora resistendo molto ai fenomeni reali che succedono, no? Appunto nella società, alle necessità della popolazione in genere. Non so per
spero che esisterà ancora poco, perché nel campo dell'industria appunto stanno nascendo delle cose interessanti. La grande industria si chiede come usare meglio il digitale in termini di corporate digital responsibility. La piccola e media industria inizia a pensare anche a come consumare meno energia, no? Cioè, questione degli ultimi 12 mesi. Un campione da questo punto di vista arriva, arriva dal nord-est, non a caso. E Nicola, è un piacere, un socio di Slow Web, che ti farà una domanda proprio intorno a questi temi. Nicola sì, è il campione italiano della costruzione di siti web a basso impatto energetico. Grazie, prendo la parola. Buongiorno a tutti, buongiorno professore. Grazie Pietro per la per l'introduzione. Io ho un'azienda che si una web agency di fatto che sviluppa siti web a Treviso e è un'azienda certificata B Corp, tra l'altro, quindi un processo di certificazione che attesta, diciamo, degli standard di sostenibilità ambientale e sociale piuttosto alti per quanto riguarda almeno l'assessment, insomma il processo. E quello che facciamo è provare a realizzare siti web misurando e badando al loro impatto energetico, oltre che al loro impatto economico in termini di performance, chiaramente di marketing per i nostri clienti. Teniamo come stakeholder, diciamo, anche la terra, oltre che il nostro cliente e i suoi clienti. Quindi cerchiamo di produrre un sito web meno energivoro da questo punto di vista. E ho visto che negli ultimi mesi l'Unione Europea comunque si sta muovendo su questa direzione, nel senso di, a livello normativo, per esempio, ha proposto un eco label per i data center piuttosto che per le criptovalute, e quindi c'è, diciamo, in ambito europeo una volontà di normare il consumo energetico del digitale dal punto di vista dell'hardware e anche del software, per fortuna nostra, diciamo, per quanto ci riguarda. E quello che non ho visto, come abbiamo detto fino adesso, è un'azione dalla parte della politica in questa direzione, cioè la direzione di virare l'indirizzo del digitale dall'economia lineare all'economia circolare. Di fatto io la vedo un po' in questo senso. Quindi, in assenza di guide di leader politici, diciamo così, noi ci affidiamo come azienda, io anche personalmente, ai leader del nostro settore ICT, non dell'economia lineare tradizionale, ma ai leader che fanno già questo mestiere, cioè cercano di sviluppare software in maniera consapevole e eticamente più corretta, sia per la società che per l'ambiente. E quindi la mia domanda è proprio questa: se la politica appunto non guida il cambiamento in generale, non solo nel nostro paese, è corretto badare a, cioè, che ognuno segua i propri leader un po' come vuole? E se sì, eventualmente, chi secondo lei potrebbe guidare questo futuro e verso dove? Sì, diciamo, torniamo sul tema che abbiamo appena visto, cioè in assenza di una politica che dia non solo un chiaro senso di direzione, ma anche una reale opportunità di coordinamento. Chi vuole fare queste cose poi fa un po' da sé, deve trovare, ad esempio, strade o di tipo sociale o di tipo market, quindi tipo economico. Non è il caso oggi, non è qui, ma c'è anche il settore del volontariato. Questo è un guaio, perché questi due elementi che ho sottolineato, cioè quello di una direzione di tempi lunghi e quella del coordinamento delle forze, è una delle cose più importanti che la politica deve poter fare. Cioè, la politica non serve soltanto affinché chi ha interessi contrastanti non si contrasti. Non serve soltanto a non far litigare le persone, ma serve anche a farci fare le cose insieme, lì dove o le fa insieme o non riesce a farle. Questo elemento di coordinamento
lo chiamiamo teleologico, cioè in vista di un fine. Questa è la politica con la T maiuscola, cioè è la ragione per cui le cose le facciamo insieme come società e ci muoviamo in direzione, se non all'unisono, almeno in modo molto più coordinato. In assenza di questo, quello che giustamente tu sottolineavi, cioè poi uno, allora, questo non c'è, mi voglio comunque mobilitare, guardo quindi alle grandi aziende oppure guardo a esperienze locali, magari c'è una, un elemento di cooperazione, lavoro molto a Bologna, ovviamente lì il mondo delle cooperative supplisce a quello che è poi magari l'assenza di una politica nazionale. Guardo alla politica locale, questo appunto dove ti trovo, cioè ci sono anche modalità molto più vicine, urbane, regionali, che a volte funzionano molto meglio della politica nazionale o internazionale. Mi aggancio a una legislazione europea che comunque procede anche lì dove la politica in realtà è molto più lenta. Insomma, si trovano soluzioni alternative. Il guaio di queste soluzioni non è che non funzionino, non sono buone, è che mancano appunto di spesso coordinamento. Quindi c'è molta ripetizione di magari progetti che vengono fatti più volte perché nella cittadina Y nessuno sa che l'altra cittadina Z l'ha già fatto, lo sta facendo. Insomma, serve un po' mettersi d'accordo. E poi c'è il rischio di, questo non è tanto il caso per noi, ma in generale c'è il rischio di tirare la fune in direzioni opposte, cioè tutti vogliono muovere la cosa, cioè la seconda cosa, appunto, tutti vogliono aprire la porta, ma io sto da una parte, tu stai dall'altra, e tra tutti e due che tiriamo la porta non si muove, pur volendo tutti e due aprirla. Insomma, al di là delle metafore, c'è un elemento fondamentale nella politica, quello del coordinamento, lo abbiamo visto attraverso il Covid, no? Che non ha funzionato. Tanto più alto è il livello di distribuzione del sistema, questo ce lo dimentichiamo, tanto maggiore deve essere la capacità del sistema di coordinare tutti gli elementi che distribuite. Il direttore d'orchestra, insomma, cioè, se tu hai 500 persone davanti a te, tra coro e musicisti, ognuno fa come, sarebbe una cacofonia senza fine, e ognuno vuole fare la cosa giusta, questa è la cosa importante. Cioè non c'è cattiveria, stiamo mettendo la luce su un fenomeno che vuole spingere in una direzione buona, ma non riesce a fare abbastanza perché manca appunto questa concertazione quando la stessa metà. Ecco, su questo io purtroppo di nuovo tenderei a rimettere l'accento su cerchiamo di far funzionare anche la politica. Cioè, non vorrei che trovando delle soluzioni locali, magari minime, magari che danno anche una certa soddisfazione perché qualcosa eppure riesco a ottenere, ci si dimentichi che in realtà quella soluzione è soltanto globale. Se poi pensiamo in scala molto più ampia a quello che è il cambiamento climatico, non ci sono soluzioni che non siano globali, perché quello che facciamo noi qui, magari, in una regione, l'Italia o in Europa, verrà disfatto da altre regioni come la Cina che magari non ha interesse. E allora è inutile, termino qui, spengere la lampadina qua se poi nella casa davanti lasciano tutto acceso. Ecco, questo va coordinato, va fatto insieme. Senza questo restiamo veramente in difficoltà. Un ultimo forse elemento che abbiamo già sottolineato in questa nostra chiacchierata, è quello che prima abbiamo detto un po' normativo, cioè parte del coordinamento internazionale, almeno a livello europeo, avviene attraverso la normativa europea, che per fortuna c'è. E per quanto anche in questo caso si possa criticare, migliorare, protestare contro gli ultimi scandali in cui le persone girano con le valigie piene di euro, ovviamente l'umanità è quella che è, siamo tutti quanti peccatrici e peccatori. Detto questo, però, per fortuna c'è l'Europa e per fortuna che l'Europa spinge nella direzione giusta. E spingendo nella direzione giusta c'è l'effetto Bruxelles che conoscete benissimo e quindi se facciamo così in Europa gli altri è probabile che ci seguiranno. Su questo io sarei di nuovo, tornando alla speranza, non soltanto avrei speranza, sarei anche minimamente ottimista. Sì, è un fattore sicuramente molto nuovo, anche il fatto che l'Europa non fa più direttive ma fa degli act, che non è formale. Significa che si passa a stabilire dei regolamenti e che inizia ad avere un significato mondiale.
che è una, cioè il fatto che il GDPR sia applicato in Canada e la Cina, eccetera, eccetera, è un fatto epocale che ci fa ben sperare, sono proprio d'accordo. Un'ultima osservazione da parte di Andrea. Posso una battuta, soltanto? Prego, scusa. Una piccola battuta, tanto ma molto, molto veloce, proprio in linea di quello che tu stavi dicendo. Se voi andate a leggere, tuttavia, purtroppo l'AI Act, ancora come è in evoluzione, non c'è quasi nulla, se non ponente zero sull'ambiente, che è straordinario. C'è una legislazione sana su intelligenza artificiale dove è tutto human centric, ma ci si dimentica dell'impatto ambientale. Su questo io è da tempo che batto a Bruxelles, non è la prima volta, cioè, se lo sono sentiti dire da me e da altri tante volte, quindi c'è speranza che cambi. Se riusciamo a moltiplicare le voci sarebbe meglio. Grazie. Andrea aveva ancora una domanda, sempre forse sui temi, no, a chi rivolgersi. Poi Gianni voleva stimolarti su un articolo che è uscito recentissimo su Climate Change and the Terrible Hope. Andrea. Grazie Piero. Grazie Pietro, buongiorno professore, grazie per essere qui. Io porto il punto di vista di un neolaureato che ha fatto le sue prime esperienze appunto in una startup americana di intelligenza artificiale. Come stavo detto in questa sede, in altre il DCL ha tante applicazioni positive e tante negative. Mi viene però da dire che le nostre azioni, quelle di tutti e le nostre credenze dipendono molto da chi ci affidiamo e ci informiamo quando operiamo nel senso lato del quotidiano. Detto questo, la mia domanda è molto forse bottom up, per i più giovani ma non solo. Lo scenario è complesso, quindi quali capisaldi e fonti di informazioni, ma anche settori e valori suggerisce come linee guida per navigare in questo mare che a volte e spesso è mosso, sempre ovviamente tenendo conto dei fattori rilevanti a noi cari come ambiente, etica, eccetera. Grazie professore. Spero di aver capito bene la domanda, perché ha diverse sfaccettature. Quella che ho colto, ma dica lei se, anzi dimmi tu se poi ho colto quella meno interessante, è un po' quella della formazione, cioè dei capisaldi anche in termini di dove andare a un'età in cui ho tempo per prepararmi e quindi per investire oggi sul domani. Quali sono gli skills, i tipi di formazione che andrebbero almeno se non privilegiati per poco. Qui secondo me la risposta, sempre che ho il sospetto di essere un po' troppo sempliciotto, però non mi sembra tanto difficile. Cioè, se uno ci pensa, io lo vedo con i ragazzi qui anche gli altri, cioè, ma quali sono proprio quelli che andiamo a prendere? Sono quelli che hanno delle competenze di fondo veramente solide su cose che poi veramente contano. Allora, il ragazzo, per esempio, sa, ma sul serio, di statistica. E poi fai come impara. Cioè, noi gli facciamo un corso, ci vuole, cioè, qualche mese. O quello che, ad esempio, è esperto di data science, dal punto di vista non soltanto di statistica, magari anche di machine learning, anche con per esempio di intelligenza artificiale. Beh, ma poi le cose che sono anche di tipo legislativo, 6 mesi fa un corso e impara quello che c'è di tipo interessante per il suo lavoro. Oppure viceversa, l'esperto, ragazzo esperto o ragazza esperta in legislazione europea, ma che la conosce bene in profondità. Poi se deve magari conoscere qualcosa in più su Python, sulla statistica, beh, poi quello lo può imparare. Ora, chiaramente sarebbe bello avere queste 4-5 pillar, se no colonne messe bene in ordine, e sarebbe bene che magari la scuola desse una mano. Io ho l'impressione che ci siano due o tre tendenze, anche un po' soprattutto in Italia, però, che non vanno a favore di quello che ho appena detto. Cioè che questa cosa che mi sembra molto semplice, i fondamentali, tu la matematica la conosci, la statistica la conosci, l'informatica la conosci, no, che ti aspetti dalla vita? No, ma io in realtà ho i soft skills. E quanti ce ne abbiamo di questi soft skills? Perché tutti devono stare qui a chiacchierare e a dire, a vendere, no, quello che qualcun altro da qualche parte sa veramente come funziona? Io, ragazzi che prendo, nel gruppo c'è il dottorato, il master, eccetera, voglio che sappiano quello di cui stanno parlando, non che l'abbiano letto sulla Commons.
ma c'è una scena, ma che poi un sistema, oppure, e così via. Allora, ciascuno nel suo settore ha le sue competenze di fondo, quelle legali, quelle tecniche, STEM, quelle ingegneristiche, anche tipo quelle umanistiche. Io ricordo una ragazza che diceva, voleva fare un bellissimo progetto sulla, questo è un reale evento, qualche anno fa, voleva fare un tesi di master sulla propaganda online in Russia. Parliamo di una cioè, poi a un certo punto mi viene emozionato, ma tu giusto lo parli? No, non mi fa niente. Dico, ma di che stiamo parlando? E dove le vai a leggere queste cose? No, ma tanto, ma magari mi aiuta Google, traduttore, poi comunque sono tutte cose pubblicate. Non, è, non si fa ricerca così, non a questo livello, non per una tesi di master, non a Oxford, che è giornalismo della peggior specie, no? Ecco, per questo dico non competenze di fondo, ma che non sono tanto STEM, perché in quel caso devi sapere il russo. Io ho una ragazza bravissima che fa con me il dottorato adesso, americana, che ha preso, che si chiama major e minor, no? Come sapete in America si possono fare due cose, è major come ingegnere in computer science e il minor l'ha fatto in, come si chiama, in cinese, che non è cinese, si dice in un altro modo. E lei parla cinese, è americana, 100%, però parla cinese. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo, cioè abbiamo un lavoro bellissimo sull'evoluzione del metaverso in Cina. Ma perché lei va a leggere i documenti del cinese, in cinese. E io mi devo fidare di lei, perché io cinese non lo fa. Allora, questo è il mondo che vedo per chi vuole invocarsi le mani. E purtroppo, come diceva Euclide in altri tempi, quando gli chiesero, mi ricordo più da che faraone, principe, re, eccetera, diceva, ma non c'è modo di imparare la geometria in maniera un po' più facile? E rispose, guardi che purtroppo una strada reale per la geometria non esiste, c'è soltanto da studiare. E allora tornare sui fondamenti non è fondamentale, è cruciale. Dicevo però che in Italia mi pare che ci siano un paio di tendenze purtroppo che non vanno in questa direzione e che io vedrei tanto, tanto volentieri, proprio un po', non estirpate perché sembra brutto, ma diciamo così, messe un po' in silenzio. Una, quella, la cultura generalista. Ma è importante sapere un po' di tutto, ci mancherebbe. È brutto, io ho alcuni ragazzi che fanno il dottorato che non avevano mai sentito parlare di Tolstoi, non Tolstoi, però boh, chi era questo lui? Va bene, pazienza. È anche vero che cultura che vai è grande autore che trovi. Io, ad esempio, i grandi della letteratura cinese non so chi siano, non so chi sono i grandi della letteratura indiana, e così via. Quindi può darsi che poi magari ti ritrovi a Pechino e questi, ma come, lei non conosce, non mi sono nulla. Quindi uno un po' sapere anche che ci sono canoni e così via. E un po' pensare anche che, pazienza, saranno dei buchi che si riempiranno. È importante, io ho fatto il classico liceo classico, cioè ci mancherebbe, però proprio quest'idea che quello infine, non che sia importante, sarebbe bello avere tutti, no, un po', sapere un po' di tutto, tutti quanti. Questo anche un po' di meno, adesso dirò una cosa brutta, se facessimo anche la metà delle ore di greco al liceo classico non succede niente, vi assicuro, perché tanto quella stele poi ad Atene non la traduce nessuno, nessuno la sa tradurre, senza il Rocci lì che poi... Allora, tutti quegli anni, tutte quelle ore, ma veramente, diciamo, è formativo. Questa è l'altra cosa, la formazione classica, il latino, il greco, cioè, ma quello, senza quello, ma perché il resto del mondo come fa? Ma veramente, allora, tutto il mondo sbaglia, tutto. Siamo soltanto noi ad aver capito come si fa la formazione scolastica. È che io su questo mi sono veramente stancato. Nel senso che non è proprio un argomento, è una dottrina, diciamo così, un dogma tutto nostro, per cui tu, se sei qualcuno, devi fare il liceo classico, e se fai il liceo classico, devi passare un'quantità indecente del tuo tempo a studiare greco e latino. No, non è così. Ve lo dico poi, tra l'altro, da personaggio che ha usato sia il greco che il latino nel suo lavoro, perché fa il pilota, e quindi è uno dei pochi poi che poi veramente l'ha usato. Allora, calma, magari fai un anno, quell'anno facciamo latino, e poi basta, impari qualche cosa, spolverata. Ma poi, ad esempio, magari il prossimo anno tutto quel latino lo traduci in statistica, e tutto quel greco lo traduci magari in computer science. Allora, la ragazza e il ragazzo che usciranno dalla scuola, e chiudo qui il povero Andrea che ha fatto questo pilotto così, monologo, non saprà soltanto che esistono i diversi tipi di capitelli, ma saprà anche cos'è l'inflazione, ma da un punto di vista culturale, perché se tu esci dalla scuola e non hai idea di cosa, non sei un cittadino del mondo.
Se tu non hai idea di come la struttura delle istituzioni del tuo paese e in Europa, ma come fai a votare? Cioè non hai idea di che cosa sia il rapporto tra il Parlamento e la Commissione Europea. Boh, se, ma, però in compenso, no? Ma, sul capitello corinzio, beh, qualunque cosa. Ragazzi, cioè, come fosse? Non è possibile. Allora, vi rendete conto che chi difende oggi ancora queste posizioni non risponde alla domanda di Andrea, cioè, ma quali sono i fondamenti? E i fondamenti sono veramente, questa è l'ultima cosa, i linguaggi parlati dall'informazione. Se tu parli quelle lingue, e per questo vuol dire anche, ad esempio, saper leggere uno spartito musicale, se non lo sai leggere, quel mondo è fuori. E andare a fare il tecnico del suono nella startup non lo farai mai, perché tu lo spartito non lo sai leggere. Quindi non, vi prego di non interpretare tutto quello che ho detto come un inno a STEM, non è così. Ma quella verticalità dei linguaggi parlati dall'informazione, dalla biologia, dalla chimica, dalla storia, dalla statistica, dalla matematica, dalla musica, dalla storia dell'arte, cioè, quello è importante. Ma non può essere che noi di tutti i linguaggi parlati dall'informazione ne privilegiamo due o tre, tra l'altro quelli veramente sui quali si potrebbe anche mettere molta meno enfasi. Ecco, io su questo, se dovesse avvenire, sarei attonito. Se ci fosse una riforma della scuola italiana che facesse qualche cosa di quello che abbiamo detto oggi, resterei stupito ad un livello veramente da shock, perché è talmente nella nostra cultura che sarebbe veramente come cambiare il tricolore, insomma, sarebbe una cosa assurda. Insomma, speriamo. Fra pochi anni facciamo il centenario della riforma Gentile, no? 100 anni che poi, con quella roba lì. Tira lunga, l'hanno cambiata, l'hanno rimessa. Cioè, sì, ma tutti mi dicono: ma no, professore, tante cose sono cambiate. Poi io vedo quello che studia a scuola, mi pare che. Grosso modo, la mia proposta è proprio questa: la metà delle ore del greco dedicate a STEM, la metà delle ore di latino dedicate a computer science. Non muore nessuno, vi assicuro che l'Italia non crolla. Certo, certo. E poi ci sono innamoramenti reciproci fra umanisti e tecnici, no? Perché sì, l'erba del vicino, eccetera. Ma senti, noi staremo tutto il giorno ad ascoltarti, perché è veramente bello, è veramente stimolante. Siamo a tre quarti d'ora dentro l'ora e ti abbiamo già portato via tanto tempo. Avevamo ancora una curiosità sul tuo ultimo Climate Change and the Terrible Hope, ma certo, ci devi dare l'autorizzazione, se no capiamo. Sì, facciamo al volo, facciamo una cosa. No, volissimo. Abbiamo ancora un quarto d'ora, perché avevo messo da parte fino all'una UK time, quindi sì, abbiamo un momento. Speriamo di usare 5 minuti e poi mi scuso con il nostro pubblico, ma chiuderei per non approfittare troppo della tua gentilezza. Gianni Garbarini? Sì, in questo articolo tu parli appunto del cambiamento climatico e citi due questioni, cioè due disastri possibili, no? Le tragedie e le catastrofi, e arrivi a dire che tutto sommato una moderata dose di catastrofi potrebbe in qualche modo, diciamo, metterci in guardia, potremmo dire così, sull'esito del cambiamento climatico, perché non hai molta fiducia, diciamo che è un po' pessimista questo tuo articolo, molta fiducia nella capacità, possibilità razionale in qualche modo degli esseri umani di arrivare a articolo mi ha fatto anche pensare a una cosa, cioè a un problema di hubris, cioè che in qualche modo sulla questione climatica, sia sulla questione della rivoluzione informatica, sul digitale, in qualche modo non ci si è fermati, non ci si ferma. Non ci si ferma alle leggi di natura e alle leggi, diciamo, degli uomini che riguardano la libertà individuale, eccetera, eccetera. Allora, mi piacerebbe sentire qualche, diciamo, osservazione in positivo, non so come dire, no? Come possiamo lavorare in questa direzione. Già molte cose le hai dette parlando della possibilità che appunto in qualche modo la politica
si incarichi, no, di definire un quadro in cui andare. Vediamo un po' se su questi temi del contrasto alla hubris che abbiamo avuto, riusciamo a condire un ragionamento. Sì, una ragione. Per chi non ha visto questo articolo breve, è un po' pessimista, nel senso che cerca di essere molto realista, e io la faccio questa molto semplice distinzione tra disastri che sono appunto di tipo tragico, cioè che avvengono nel tempo, al quale poi tu pian piano ti abitui. Immaginate di diventare sempre più, aumentare di peso, fino a che uno non diventa obeso. Sei obeso, cammini male, ti muovi sempre peggio, cioè, ma ci sei, non è che un giorno la mattina mi sono svegliato ed ero obeso, ci sono diventato nel tempo, negli anni, meno attività, magari bevo troppo, mangio troppo e così via. Allora, ci sono anche condizioni fisiologiche. Allora, questo è un disastro che prende tempo e al quale pian piano purtroppo ci si abitua, che è quello che sta avvenendo con noi. Cioè, oggi, se noi parliamo di climate change, quello di cui abbiamo già abbandonato l'idea di ci siamo già, è come se sulla scala, quando vado a pesarmi la mattina, io abbia già accettato che ho superato 100 kg, speriamo di restare a 100 kg. No, 100 kg è già troppo, cioè non puoi restare a 100 kg. Caro Luciano, il tuo peso dovrebbe essere sugli 80. Allora, noi abbiamo già accettato che un grado o due, beh, ormai, che vuoi, ma un grado o due di riscaldamento globale vuol dire specie che spariscono, migrazioni senza fine, nazioni che vanno sotto l'acqua. Non è normale. Però su questo, ma finite conti, non c'è più niente da fare. E vedrete che pian piano, cioè, quella che si chiama in inglese la slippery slope, cioè questa discesa un po' insaponata, dove scivoleremo accettando sempre più, come l'ultimo successo adesso all'ultimo incontro, che in realtà, lo dico anche nel titolo, tutta la discussione è stata su chi dà soldi a chi per riparare i danni fatti. Quando tu dici, ma dobbiamo fermare i danni, non passare come dai ricchi ai poveri, che ci sta bene, ci mancherebbe, è giusto, bisogna anche ripagare cose che abbiamo fatto noi, per esempio dall'Ottocento in poi, non è giusto che vengano pagate da chi nell'Ottocento non c'era ancora e non stava inquinando, e così via. Ma non sta lì il problema. Allora, questo diciamo, è un esempio che faccio nell'articolo, è come se appunto sul Titanic i passeggeri di prima classe decidessero di condividere le loro ricchezze, i loro pasti con quelli dell'ultima classe. Ma intanto Titanic affonda e non ha risolto niente. Questo è un problema. Allora, qual è invece in realtà il disastro catastrofico, per dirla, visto il liceo, cioè catastrofe, cioè caduta verticale, improvvisa? È quello che quando il fumatore, e ne ho diversi in famiglia, ha un piccolo attacco cardiaco. La paura è enorme. E guarda un po' all'improvviso, dal giorno dopo, ha smesso di fumare. Incredibile. Ma che non lo sapevi? ma ci sei dovuto arrivare fino a lasciarci le penne per smettere di fumare. No, ma sai, domani, dopodomani, respirava sempre peggio, non camminava più, una sigaretta dopo l'altra, i polmoni sempre più peli di catrame. Cioè, poi però c'è non il momento tragico, quindi la discesa verso gli imperi, ma in realtà un momento, diciamo così, colpo improvviso. Ecco, questo secondo me è quello che purtroppo avverrà a noi. Cioè l'umanità non si fermerà, vedi l'umbrese sopra, faremo qualche cosa, daremo una mano, ci sarà chi farà un po' meglio, ma questo costante riscaldamento globale e questo inquinamento e così via andrà aumentando, perché sta aumentando sotto gli occhi. E via via che le persone diventano un po' più ricche, vogliono vivere un po' meglio, se non mettiamo dei limiti di tipo normativo, non cambiamo proprio direzione della nostra economia, più circolare, eccetera, non riusciamo a mantenere e ad aumentare gli standard di vita di tutta la popolazione umana senza distruggere il pianeta. Sappiamo benissimo, io non mi ricordo più qual è la data quest'anno dopo la quale abbiamo smesso di consumare quello che c'era di consumabile, abbiamo continuato a consumare un po' di più di quello che il pianeta può offrire. Comincia ad essere fine giugno. Sì. Cioè, ormai ecco, alla fine arriviamo a gennaio. Perché, ecco, allora, su questo che è una tragedia, non è che mi auspico, però nell'articolo prevedo, tristemente, ho torto collo, sperando che non vada così, dicendo che potrebbe non andare così se soltanto ci impegnassimo, però con un certo realismo, che quello che potrebbe avvenire è in realtà una catastrofe, cioè qualcosa di veramente grave,
che fa cambiare direzione al mondo. Ma ricordiamoci, e lo scrivo anche nell'articolo, che noi Auschwitz non l'abbiamo prevenuto, l'abbiamo liberato e stava lì. Cioè, la seconda guerra mondiale non è che non si vedeva, non è che Hitler, cioè, un pezzettino alla volta, eppure siamo dovuti arrivare al momento in cui si è veramente preso di tutto e di più e alla fine, cioè, così con il Giappone, non è che non si vedeva, ma hanno dovuto bombardare per largo. Allora, no, l'America ha deciso, no, di intervenire. Ecco, allora un momento per l'Arbor avverrà, che me lo voglio augurare? No, ovviamente no, non sono mica matto. Però ho davanti a me la storia e la storia ci dice che l'umanità cambia direzione soltanto dopo che ha sbattuto la testa contro il muro. Allora l'articolo finisce dicendo: speriamo che madre natura ci dia uno schiaffo gentile, piccolo, quel tanto che basta. Cioè che il colpo, cioè l'attacco cardiaco sia gentile, limitato e ci faccia smettere di fumare. Allora sì, se invece madre natura non sarà gentile, allora saranno veramente cose gravi. Cioè ne vedremo veramente, le vedremo noi nei prossimi decenni. Io mi do ancora circa 42 anni, 58, mi sono tenuto un po' largo. Ecco, la vedremo nei prossimi 42 anni, quello che questo climate change sta facendo. E io, l'ultima battuta anche in questo caso, faccio un po' di scuba diving, niente di che, insomma passeggiate sotto l'acqua, insomma, con le bombole, e vi assicuro che i coralli ormai sono spariti da questo pianeta. Li stiamo rimettendo, ma con operazioni non di prevenzione, non facendoli sparire, ma li stiamo rimettendo lì dove c'erano, facendo, spendendo il doppio dei soldi. È come se tu distruggessi prima una foresta e poi ti pentissi dicendo: adesso la rimettiamo. Ma scusa, non si poteva non distruggere prima. Questo è il mondo, però, è l'umanità. L'umanità va in questa direzione e per tre o quattro persone che la pensano diversamente e fanno cose diverse, ce ne stanno altre 15 che purtroppo vanno in quella direzione. Io ricordo sempre che il politico astuto considera ogni elettore la persona che va in tabaccheria e compra un pacchetto di sigarette e il biglietto della lotteria. Quello è l'elettore e a quello devi parlare. Perché la paura non funziona e la speranza cambia tutto. Allora, tornando a quello che dicevamo prima, la speranza. Bisogna cambiare il genere di speranze che indirizzino la politica verso soluzioni migliori. Se le speranze restano di tipo consumistico, non ce la caveremo bene. Bene. Nello stesso tempo ci ricordiamo appunto che la storia ci insegna che i grossi cambiamenti li hanno fatti le minoranze, no? Quindi non molliamo. Overshoot Day, ecco, 28 di luglio. 28 luglio. Sì, e se andate a vedere... 15 maggio, infatti. Siamo ormai... Continua ad abbreviarsi. Sì, certo. Cioè, immaginate se l'overshoot iniziasse a spostarsi verso il futuro, invece di essere ogni anno certo, più vicino, no, all'inizio dell'anno. L'articolo è basato su questo, cioè non vuole essere pessimista, è semplicemente, diciamo, io vorrei che le cose andassero diversamente. Possono andare diversamente, non lo stanno facendo, finirà con un bello schiaffone. Sì, intanto appunto, no, non auto e non discutere più di auto elettriche o meno, ma discutere di non usare più l'auto proprio. O di produrre l'energia, cioè se l'hai prodotta con i tuoi pannelli solari, beh, allora ci mancherebbe, è bellissimo. Sì. E così via. Mille soluzioni che sono alternative a quelle di dire: ma tanto non c'è niente da fare, ci riscalderemo con un altro 2, 3, 4 gradi, cioè, in questa pentola a pressione. Noi siamo appunto dal punto di vista della digitale sostenibile, abbiamo visto proprio nascere in questi mesi, non solo in questi anni, no? Associazioni, la gente vuole capire che cosa fare perché poi è colpita dal digitale tutti i giorni e quindi se il digitale diventa anche un momento di riflessione sulla sostenibilità è un discorso ancora più importante perché coinvolge appunto tutte le nostre vite. Noi ti siamo molto, molto grati. No, grazie a te, sono bellissima chiacchierata, bellissime domande. Cioè, ci sarebbe tanto da dire ancora, ma insomma, grazie ancora per questa bellissima opportunità. Speriamo di venire a prendere quel caffè a Bologna. Va bene. Al tuo centro. E, grazie da parte di Slow Web e di tutte le associazioni che ormai fanno riferimento a noi.
Arrivederci. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro. Arrivederci, ciao. Grazie. A presto.